calciomercato vero e proprio, quello delle ufficialità non è ancora arrivato. A luglio scatterà l'ora delle firme e solo in quel momento vedremo se tutti hanno rispettato gli accordi verbali. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, allora ci appresteremo a vivere un girone A di eccellenza laziale da fantascienza, o meglio da fantacalcio. Quest'anno ci sarà l'imbarazzo della scelta, se il Real Monterosi metterà in campo attaccanti come Maestà, Pippi e Fanasca, il Ladispoli gente come Cesaro e Toscano, la Vigor acquapendente, bomber di razza come Del Giusto, Saleppi, Guegiglio. Ma non è finita qui, perché come dimenticare il Città di Fiumicino, che sta preparando anche domande di ripescaggio, ma nel caso contrario sfodererà giocatori del calibro di Di Fiandra, Alfonsi, Bussi, Gamboni e Gubinelli. Occhio anche a quelli che combinerà il Cregas di Mister Fazzini. Una rosa da fantacalcio però dovrà avere anche un centrocampo roccioso, una difesa ermetica ed un portiere di valore. Ed anche qui i nomi che circolano attorno a queste squadre fanno paura. Tanti sono i giocatori che scenderanno dalla Serie D, troppi spostamenti per pochi soldi, meglio giocare vicino casa. Insomma, dopo una stagione di livello medio-basso, l'eccellenza si appresta a rivivere i fasti del passato. Sognare è lecito, l'asta può cominciare. Refuse, she said, Dopo le conferme di Emilia Bove e di Azzurra Gaglio, il roster biancorosso della Ceprini Costruzioni Orvieto si sta plasmando e costruendo spedito, ma sempre con un occhio attento e mirato. Ufficiale adesso in casa azzurra arriva anche la riconferma nella stagione 2015-2016 di Valentina Baldelli, che da 3 anni a questa parte ha avuto un peso molto importante nel roster della squadra. Il capitano, ruolo ricoperto nello scorso campionato, sarà anche nella prossima stagione in prima linea per tenere alti i colori dell'azzurra Ceprini Costruzioni Orvieto, garantendo tutto il suo apporto. Altra niente nella formazione del roster per la prossima stagione è la pivot canadese Taryn Wichowski, l'atleta, prima straniera, su cui la società ha puntato l'attenzione, giocatrice eclettica, completa, dotata di buona mano e può giocare sia da numero 4 che da numero 5. La sua fisicità e combattività hanno influito indubbiamente sulla scelta della giocatrice. Taryn, che vanta già una carriera di primo piano, tanto da essere nel giro della nazionale canadese, ha grande motivazione e non nasconde la sua soddisfazione nell'affrontare questa sua avventura in Italia con la maglia di azzurra, che la segue da tempo. Sarà importante il suo adattamento nel campionato italiano, ma sembra avere, oltre ad ottime qualità fisiche, agonistiche e tecniche, anche un carattere allegro ed esuberante. Non farà certo mancare tutto il suo apporto alla causa orvietana. E poi biancorosso Canada, Uta e Orvieto, auguriamo a Taryn un buon lavoro e un caloroso in bocca al lupo. La campagna acquisti ovviamente non si ferma qui, a testimonianza di ciò un'altra new entry di notevole interesse, Ristina Ivanova, nazionalità bulgara, ruolo ala, ma può giocare sia da numero 3 che da numero 4, i suoi doti sono tanto evidenti da essere in nazionale, la capacità di giocare uno contro uno, il tiro da 3 punti e il contropiede hanno inciso nella scelta dell'atleta, giocatrice eclettica sia in attacco che in difesa, porta in dote la capacità di aprire le difese avversarie e di giocare a servizio della squadra. Il campionato italiano sarà un ottimo banco di prova per Ristina, ma non manca la soddisfazione dello staff tecnico e di tutto l'ambiente per questa scelta, soddisfazione che non manca nemmeno alla giocatrice, che farà sicuramente valere tutta la sua esperienza. L'auguro di buon lavoro e in bocca al lupo anche la nuova ala targata azzurra Ceprini. Altro importante arrivo a chiusura di quegli stranieri che andranno a comporre il roster della prossima stagione è la statunitense Blake Dietrich, sarà la nuova guardia. Buona giocatrice, molto dotata fisicamente, può giocare anche in appoggio alla playmaker. L'atleta infatti è eclettica e completa, la rendono una leader sia a livello tecnico che caratteriale. Tutto ciò sarà di aiuto alla squadra, perché attraverso Blake si potrà indubbiamente variare il modulo di gioco e anche grazie a questo innesto si andrà a formare e a completare una rosa che saprà dire la sua e farsi rispettare in un campionato che si annuncia non facile e avvincente. Ultimo arrivo in ordine di tempo è quello di Elisa Mancinelli, guardia classe 95. La giovane atleta, dopo l'esperienza ad Umberti dei 4 anni e Ariano Irpino le ultime 2 stagioni, arriva ad Orvieto con il giusto piglio. Non difetta di entusiasmo, voglia di fare e migliorarsi, la sua nuova avventura costituisce un banco di prova notevole, ma è una giovane che attraverso le sue caratteristiche ha saputo costruirsi la fiducia di coach romano e di tutto l'ambiente. Il suo contributo sarà sicuramente fondamentale per la causa orvietana.
mancano meno di 2 mesi alla gara ciclistica su strada più importante della provincia di Viterbo, fatto testimoniato dagli oltre 400 partenti che hanno preso il via nelle passate edizioni. Il Giro dell'Alto Lazio aspetta tutti i ciclisti del centro Italia con la sua solita ospitalità a Vasanello domenica 23 agosto. Molte le novità di questa gara, che è una delle classiche del fondo amatoriale laziale, a partire dall'introduzione di un percorso corto di 75 km che è adatto a chi non ha troppo allenamento e non vuole soffrire troppo il caldo nelle torride giornate estive nelle quali si svolge il Giro. Percorso che quindi avrà premiati soltanto i primi classificati delle 4 fasce maschili e le prime delle 2 fasce femminili, con altri premi a sorteggio per tutti quelli che avranno tagliato il traguardo del percorso corto. Tutto questo perché la gara più importante della giornata rimane il classico percorso da 109 km delle ultime stagioni, con lo strappo di Montenero e le salite di Amelia, Penna, Lugnano, Giove, Soriano e Vasanello per 2 volte, con un classico arrivo nel Salotto Buono di Vasanello, la splendida passeggiata di via Marconi, location mai fissa e ottimo dal punto di vista logistico, con tutti i servizi della gara nel raggio di 300 metri. Il percorso lungo sarà valido anche come campionato nazionale fondo X9, con al termine della gara l'assegnazione delle prestigiose maglie ai vincitori di categoria. Per quanto riguarda le iscrizioni, sono possibili individualmente sul sito cronoservice.com al prezzo agevolato di 20 euro fino al 23 luglio. Dal giorno dopo fino al 20 agosto salgono a 25 euro. Speciali promozioni per le società e per gli iscritti al circuito Pedalatium sono visibili sul sito www.giroaltolazio.it. Per quanto riguarda le premiazioni del percorso classico, la novità è che saranno premiate le prime 3 società con il maggior numero di arrivati nel tempo di 30 secondi, allo scopo di valorizzare il momento associativo della manifestazione e non soltanto l'esasperato agonismo. Pertanto aspettiamo gli atleti sul traguardo tutti insieme dopo aver fatto una bella cavalcata sulle strade del Giro Alto Lazio. Premiazioni anche per le prime 3 coppie, lui e lei, che avranno dichiarato la propria composizione e che si classificheranno nell'arco di 10 secondi l'uno dall'altra. Inizia il countdown per l'11ª Gran Fondo Est-Est-Est, la macchina organizzativa della scuola mountain bike di Montefiascone si è messa in moto ad 1 mese di distanza dallo svolgimento dell'11ª edizione della gara di mountain bike, che avrà luogo domenica 26 luglio. La manifestazione valevole come ultima tappa del circuito mountain bike della Maremma Tosco-Laziale assegnerà le maglie definitive, che virtualmente sono indossate da Angelo Guiducci del team bike Civitavecchia e Claudia Cantoni del New Sport Cicli Conte Fast Bike. La competizione è inoltre valevole come 3ª prova del point-to-point a tappe del circuito X-Cup. Anche questa edizione sarà dedicata alla memoria di Sandro Viganelli, storico presidente della società promotrice dell'evento. Il percorso misura 41 km e presenta un dislivello di 1200 metri. La prima parte del tracciato è molto scorrevole e si inoltra fino al territorio di Bagnoregio, per poi proseguire a Bolsena con le suggestive vedute all'interno del bosco di Turona e con l'ascesa verso le rovine etrusche della Civica. Da qui si segue per un lungo tratto il famoso itinerario di Sigerico, via Francigena, meta di numerosi gruppi di pellegrini che si recano alla tomba di Pietro. Si discende poi verso il bacino lacustre del lago di Bolsena. Da qui, con 3 impegnativi saliscendi, si osserva la distesa di vigneti lungo la Valle Perlata, da cui ebbe origine il famoso vino Est-Est-Est. Oltre al percorso agonistico, ci sarà anche una pedalata ecologica di 22 km non competitiva. La corsa di media difficoltà e con un dislivello di 750 metri farà sempre tappa nella valle alle pendici del Colle Falisco. Grande successo domenica 14 giugno a Capodimonte per il 2° triathlon della Tuscia. La gara è stata organizzata dalla Green Hill Roma in collaborazione con l'associazione sportiva dilettantistica Scuola Indoor Cycling, patrocinata dal comune di Capodimonte, che ha voluto fortemente appoggiare la manifestazione. 300 sono stati gli atleti provenienti da tutta Italia che hanno preso parte alla competizione valida per il rank nazionale e prova di campionato interregionale. Difatti quest'anno la manifestazione è stata inserita come prima prova del Gran Premio Terre di Mezzo, che è l'unione di 3 gare svolte in regioni diverse, Lazio, Molise ed Umbria, e che avrà una classifica finale. We'll be right back.
Terzo appuntamento per il campionato italiano VRC con la 31esima edizione del Rally della Lanterna, gara organizzata dalla Lanterna Rally e dall'Automobile Club di Genova. 72 gli equipaggi che hanno dato la loro adesione alla gara ligure, occhi puntati su Elvis Chantr che detiene la leadership provvisoria del campionato italiano VRC con la Ford Focus VRC e su Alessandro Bosca, vincitore del 48esimo Rally del Salento con la Citroen DS3 VRC. Il Rally della Lanterna potrebbe essere l'ago della bilancia anche per gli altri interpreti della serie tricolore riservata alle World Rally Car, cominciando da Marco Signore con la Ford Focus VRC. Stesso discorso per il vicentino Manuel Sossella che con la sua Ford Fiesta VRC al momento condivide gli stessi punti del Veneto nella classifica di campionato. Non mancano poi all'appello anche il comasco Paolo Porro, Ford Focus VRC, Roberto Vellani, Peugeot 207 Super 2000 e Alex Vitalini, altro lombardo con la Citroen DS3 R3T. Pronte a dare spettacolo anche le Renault Clio R3 di Alessandro Marchetti e di Daniele Marcoccia e la Clio RS di Manuele Lugano. All'ombra della Lanterna sono presenti in gara gli iscritti alla Michelin Rally Cup e alla Suzuki Rally Cup. Il monomarca riservato alle piccole Swift conferma la propria presenza con quattro attori pronti a sfidarsi sulle Sport R1, il trentino Marco Cappello, il valdostano Corrado Peloso, il toscano Nicola Angiletta e il bresciano Gianluca Saresera, unico Under 25, e due sulle Swift versione N2 con Michele Modugno e l'Under 25 Davide Cagni. La gara si apre con la classica prova indoor del Palasport per l'occasione ripetuta due volte. A chiudere al comando la prima giornata del Rally Ligure è il pilota comasco Paolo Porro che chiude di un soffio davanti ad Alessandro Bosca. Quarto, dopo due prove, il vicentino Manuel Sossella a bordo della Ford Fiesta VRC. Di mattina presto si parte per il primo dei due giri sulle tre prove speciali che compongono il percorso del rally. Nella prima prova miglior tempo per il valdostano Chantr con Porro a 3.8 e Sossella a 4.9. Insegue il piemontese Bosca. Quinto Pettenuzzo, Ford Focus Super 2000. Si ferma in prova Marco Signore per la rottura della turbina della Ford Focus VRC. Vescovi esce di strada. La seconda speciale Paolo La Canevari, lunga prova del Rally Ligure con i suoi 26 km, regala altri colpi di scena. Ad Elvis Chantr, ancora prima del via, si apre il cofano della sua Ford Focus VRC che infrange il parabrezza. La Ostano corre con pochissima visibilità, perdendo 27.4. Mentre il vicentino Manuel Sossella buca e perde molto tempo, 1.17.5 con la Fiesta VRC. Prosegue la bella corsa del giovane Daniele Marcoccia in corsa con la Renault Clio R3C, sempre nella top 10. Sulla prova di Montebruno, che chiude il primo giro, miglior tempo per Bosca Aresca davanti a Porro Tomasi di 5 secondi. Terzo Sossella a 7 secondi, ma nel rientro al parco assistenza Porro accusa forti problemi al cambio della sua Ford Focus VRC. La classifica a metà gara vede Porro ancora al comando con 4.4 su Bosca, Chantr a 34 secondi, Sossella a 1.25.8, Pettenuzzo a 2.18.5. Salta tanto, frena, al pala, sinistra 2 più, sinistra 2, senza più, e destra 3 meno tieni, e destra 3, in array, sinistra 3 meno corta, 3 meno corta, 20, frena, sinistra 2, e destra 3, e sinistra 3 meno, e destra 2 più, per sinistra 2 più, per destra 2 più, e sinistra 2 più tonda, e destra 3 meno, per sinistra 3 meno, e destra 3 più, vai, e sinistra
sinistra lascia poco in sinistra, più frenando subito, finire in sinistra 4 più 1, in destra 6, in destra 6 al vuoto, attenzione sinistra 4, subito destra 6 lunga 50 allo spiazzo, destra 6 sale fine per al rail, anticipa sinistra 5 più 2 tempi, subito destra 6, subito sinistra, subito destra 6 lunga più 10, sinistra 4 più, in destra 6 lunga, subito occhio sinistra 6 su dosso, in destra 6 lunga, subito sinistra 5 più stai, in tra i rail destra 6, subito destra 6 da poco 70, al muro attenzione. Il secondo giro non cambia molto a livello di assoluta, con Porro, Chantre e Bosca che vincono una prova ciascuno. Per le retrovie qualche cambiamento, con Vitalini che passa in quinta posizione al termine di una gara veramente strepitosa con la sua Citroën DS3R3 e con Vellani che perde qualche posizione per una serie di piccoli inconvenienti. Paolo Porro e Anna Tomasi vincono così il 31esimo rally della Lanterna a bordo della Ford Focus WRC della GP Racing. Al secondo posto chiudono Alessandro Bosca insieme a Roberto Aresca con la Citroën DS3 WRC, tra l'altro autori del miglior tempo sui due passaggi della prova di Montebruno con 4 secondi di distacco. Terzo assoluto è il valdostano Elvis Chantre, ancora leader di campionato, classificatosi con ben 46,6 di distacco. Nel Suzuki Rally Trophy ottima la prestazione del bresciano under 25 Gianluca Saresera, che insieme ad Andrea Tumaini con la Swift R1B hanno chiuso al comando davanti per pochi secondi a Marco Cappello e Michele Modugno su Suzuki Swift in versione N2.